Amici di Smart Revolution, oggi siamo in compagnia del Microsoft Lumia 640 in versione LTE Dual SIM. Vediamo quella che è la confezione, cosa abbiamo in dotazione. Abbiamo un caricabatterie in standard micro USB con cavo però non staccabile, quindi se abbiamo bisogno di collegarlo al PC abbiamo bisogno di un cavo esterno, e cuffie molto semplici, auricolari non in ear, di qualità assolutamente abbastanza livello entry level, livello abbastanza basso. Avviamo il dispositivo, mentre lo avviamo vi diamo un po' di informazioni. Abbiamo una altezza di 141,3, una larghezza di 72,2 e uno spessore di 8,8 mm. Posteriormente troviamo una fotocamera da 8 megapixel con un semplice flash LED, non dual LED, che gira video in full HD e che fa delle fotografie abbastanza buone, soprattutto in modalità diurna. Quando andiamo a fare fotografie in modalità notturna abbiamo qualche difficoltà in più. Snapdragon 400, quindi uno Snapdragon di livello intermedio, ma che comunque continua a girare molto bene su questo Lumia 640, 1 giga di RAM, 8 giga di ROM espandibili con SD, batteria rimovibile. Ora facciamo vedere come ormai Nokia prima, ora Microsoft, sapete che Nokia non ha più la possibilità di mettere il marchio, nel senso che tutti i prodotti di Microsoft vengono adesso, per quanto riguarda gli smartphone, vengono marchiati con il nome Microsoft. Come dicevamo, come ormai Microsoft, Nokia ci hanno insegnato a vedere, abbiamo questa cover posteriore interscambiabile unica, che dà comunque dà la sensazione di avere un dispositivo molto compatto. Sotto questa batteria rimovibile troviamo gli slot per le due SIM e per la micro SD. Batteria da 2500 mAh di buona qualità, che ci garantisce di arrivare solitamente nelle situazioni più stressanti, in cui non abbiamo a disposizione una rete wifi ma siamo soltanto in connessione dati, di arrivare a sera intorno alle 19 con 19:20 con un 5-10% di batteria residua, per cui di coprire comunque una intera giornata. Display, dicevamo, da 5 pollici come diagonale, 1280x720, vedete comunque una buona risoluzione, 294 ppi con un Gorilla Glass di tipo 3, quindi non l'ultimissimo di tipo 4. Per quanto riguarda la versione software che monta questo Lumia 640, abbiamo Lumia Denim 8.1, ora ve la facciamo vedere. Andiamo nelle impostazioni e troviamo quelle che sono le info del dispositivo. Come dicevamo, Lumia Denim. Anche questo dispositivo, per quanto è stato comunicato da Microsoft, sarà poi aggiornabile a Windows 10. State vedendo quante impostazioni ha il dispositivo. Se noi andiamo sul display possiamo scegliere la leggibilità, la luce diretta del sole, sì o no, la luminosità con il risparmio di batteria, se implementarlo o meno, regolare il profilo di luminosità e regolare anche il profilo colori, dove possiamo andare dalle impostazioni più semplici, standard, brillante, freddo, fino a quelle che noi più desideriamo e impostiamo direttamente. Quindi, per essere un dispositivo di una fascia di media di gamma, perché diciamo subito quello che è il prezzo, questo dispositivo costa all'incirca 180-190 euro in questa versione LTE Dual SIM, e per essere un dispositivo con queste caratteristiche, soprattutto per essere un Dual SIM, il prezzo è assolutamente un prezzo valido, un prezzo di attacco. Per quanto riguarda le altre impostazioni, abbiamo le impostazioni poi standard, quelle che ci permettono di avere quindi un colore dello schermo differente, quindi lo start e il tema
lo sfondo scuro piuttosto che lo sfondo chiaro, il colore in primo piano, il cobalto, avevamo disposto o altri colori e la foto, mettendo una delle foto che noi vogliamo o rimuovendole, quindi dando poi sotto questo sfondo o bianco o nero, quelle che sono insomma le classiche impostazioni. Ricordiamo che da un po' di aggiornamenti, insomma ormai dalla versione 8 di Windows Mobile abbiamo la possibilità di avere questo centro notifiche impostabile e personalizzabile e in più all'interno entriamo in questo sottomenu dove andiamo poi a scegliere ad esempio la schermata di blocco piuttosto che appunto quelle che sono le impostazioni del nostro centro di notifiche e state vedendo quante impostazioni possiamo selezionare, la proiezione dello schermo, la rotazione dello schermo, l'angolo dei bambini, la gestione delle due SIM, addirittura entrando in questa rete Plus, noi qui abbiamo in questo momento per esigenze soltanto una SIM, ma l'abbiamo testato con le due SIM. Noi possiamo scegliere tranquillamente e impostare quando una delle due SIM non è raggiungibile se effettuare il trasferimento di chiamata da una SIM all'altra. Questa è una funzione eccezionale che ci consente di essere assolutamente sempre raggiungibile. Per cui un plauso a Microsoft per aver implementato questa funzione che sicuramente su un dual SIM è molto valida. Entrando qui potete vedere come le gestioni delle SIM siano abbastanza chiare perché abbiamo qui i messaggi sulla SIM 1, in questo caso nessuna SIM, i messaggi sulla SIM 2. Stesso dicasi se poi andiamo qui nelle impostazioni. Qui ci dice errore della SIM perché è mancante. Andiamo nella SIM 1 o nella SIM 2 e se poi entriamo qui nella SIM 2 vedete che abbiamo sia i messaggi sia la possibilità di avere le conversazioni. Nel momento in cui noi riceviamo un messaggio, poi possiamo decidere o una telefonata la riceviamo, poi possiamo decidere se richiamare con la SIM 1 o con la SIM 2 direttamente al momento. Ovviamente i contatti sono i classici contatti che noi abbiamo. Che Microsoft ci ha abituato ad avere, che sono sotto tutti un'unica rubrica e che poi andiamo a selezionare nel momento in cui dobbiamo chiamare. Più su una con una SIM piuttosto che sull'altra. Per quanto riguarda la parte multimediale, abbiamo detto che abbiamo questa fotocamera da 8 megapixel che scatta delle buone fotografie, in modalità notturna soffre un pochino, ma in modalità diurna ha sicuramente una buona qualità. Sempre per quanto riguarda la parte multimediale, vi facciamo sentire quello che è l'audio che viene riprodotto da questo altoparlante posteriore, altoparlante singolo, ma che suona veramente bene ed è anche molto potente. Come potete sentire, audio molto ben definito e anche molto pulito, per cui per essere una cassa mono, diciamo che il telefono si fa sentire, lo sentiamo praticamente in tutte le condizioni. Forse si ha una riduzione, sicuramente abbiamo una riduzione del suono se lo poggiamo. Quindi questo vale sia per le suonerie che per la riproduzione di brani multimediali. Ovviamente, se fosse stato posizionato in un altro punto, l'altoparlante l'avremmo potuto sentire meglio. Per cui attenzione soltanto a questo piccolo dettaglio che quando viene coperto o poggiato il telefono, sicuramente possiamo perdere magari qualche notifica, anche se comunque è sempre molto potente. Per quanto riguarda invece l'audio del dispositivo, abbiamo un ottimo audio sia in capsula che con gli auricolari. Vi facciamo sentire rapidamente anche quello che è il viva voce. Gentile cliente, attendi in linea. Il nostro consulente ti fornirà informazioni in merito. Come potete vedere, l'audio è molto chiaro, molto limpido, il segnale è buono nella media, un pelino meglio di alcuni concorrenti diretti, per cui si comporta abbastanza bene. Nella navigazione internet, come sappiamo, se non lo sappiamo ve lo facciamo vedere, l'Explorer è molto
Internet Explorer su dispositivo mobile è sempre molto molto valido ed è anche molto veloce. Riesce a caricare rapidamente anche appunto su dispositivi come questi in cui abbiamo a disposizione un processore che sicuramente non è il processore più performante che abbiamo a disposizione, ricordiamo uno Snapdragon 400 e abbiamo un solo giga di RAM, però per come è strutturato e costituito il sistema operativo Windows Mobile riesce a essere sempre molto reattivo. Infatti la recensione che stiamo facendo non è una recensione casuale, non abbiamo scelto un dual SIM a caso, abbiamo scelto un dual SIM che abbia probabilmente in questo momento il miglior rapporto qualità-prezzo esistente sul mercato, perché la gestione della doppia SIM, come abbiamo detto, è molto valida e per il resto tutte le funzioni telefoniche, multimediali e smart riesce a farle in maniera abbastanza valida. L'unico limite che questo telefono può avere non è un limite legato all'hardware, legato a questo, a quello che è il modello che stiamo testando al 640, quanto proprio a dei limiti che presenta ancora il sistema operativo Windows Mobile, e cioè avere un market che è un pochettino limitato rispetto alla concorrenza, uno store che è ancora limitato rispetto alla concorrenza, anche se sicuramente abbiamo tutte quelle che sono le applicazioni più comuni, da appunto, come state vedendo, da WhatsApp piuttosto che Messenger, Facebook, il Meteo, Line, altre applicazioni Meteo, traduttori, Spotify, quindi abbiamo anche applicazioni un po' più specifiche come ad esempio questa qui per la gestione del bancomat, del conto corrente, quindi insomma diciamo che le più comuni sono sicuramente implementate e il portafoglio sta aumentando e di molto e anche abbastanza rapidamente. C'è qualche difficoltà, qualche lag su alcune di queste applicazioni, ad esempio Facebook non è un'applicazione che gira proprio divinamente, però tutto sommato è abbastanza valido. Altra cosa che state vedendo che ha questo telefono, che è sicuramente un plus, in alcuni casi può tornare utile, la radio FM, che non tutti i dispositivi hanno, ma che questo dispositivo ha e che quindi ci consente di avere musica a portata di mano anche quando dovessimo essere senza espansione di micro SD o senza dati per scaricare o ascoltare la musica in streaming, per cui anche questo un dato in più positivo per questo dispositivo. Per cui cosa possiamo dire di questo Lumia 640? Un dual SIM che sia così performante, che abbia delle caratteristiche di questo tipo, a questo prezzo è praticamente impossibile trovarlo, sia perché come abbiamo già detto, il sistema, il Windows Mobile su medio gamma gira praticamente come su top di gamma, e quindi riusciamo con una spesa più limitata ad avere una qualità e una fruibilità nel quotidiano molto simile a quello che è un top di gamma. Se noi invece andiamo a prendere con la stessa cifra un Android, non abbiamo sicuramente queste prestazioni, questa fruibilità, questa gestione, questa rapidità che invece troviamo su questo Lumia. E in più, dicevamo, anche a 360 gradi un buon segnale, una buona fotocamera, la possibilità di espandere la batteria, possibilità di espandere la memoria, per cui tutta una serie di plus che sicuramente possono tornare utili nell'utilizzo quotidiano. Per questo abbiamo testato questo dispositivo, che può tornare utile per chi ha sempre bisogno di due SIM e anche per chi dovesse in questo periodo spostarsi per viaggio e avere bisogno a fianco alla SIM principale, magari di avere una seconda SIM con la connessione dati e averla sempre integrata all'interno del dispositivo e poter navigare tranquillamente con una SIM piuttosto che ricevere poi telefonate sull'altra. Per cui un plauso va fatto a Microsoft, che nei medio gamma continua a sfornare dispositivi, forse anche un po' troppi, ormai abbiamo veramente tanti dispositivi Microsoft che hanno più o meno tutte le stesse caratteristiche, i 640, i 530, i 540, i 735, gli 830, insomma a volte ci si confonde anche su quelli che sono i vari dispositivi. Aspettiamo con ansia che Microsoft tiri fuori un top di gamma. Ormai da quando Microsoft ha rilevato Nokia e quindi è sparito il marchio Nokia, l'ultimo top di gamma è stato il Nokia Lumia 930. Adesso vedremo, probabilmente con l'uscita ufficiale di Windows Mobile 10, di avere finalmente un nuovo top di gamma firmato interamente da Microsoft. Tornando a questo dispositivo, come dicevamo, assolutamente raccomandato a chi ha bisogno di un dual SIM, sia realmente in utilizzo quotidiano, sia come appunto un eventuale plus da utilizzare in questo periodo, anche perché come rapporto qualità-prezzo sicuramente questo Lumia 640 LTE Dual SIM vince praticamente in tutti i settori.
Un saluto e alla prossima recensione su The Smart Revolution.